quando i suoi insegnanti hanno sottoposto un po' i tratti, si evince una normalità, e in questa normalità noi scopriamo quanto Francesca sia straordinaria. Ecco, rende la sua giornata ordinaria ai nostri occhi, una giornata straordinaria, perché mi permetto di dire, Francesca, ti vedo davvero una strada lastricata davanti con questo volontariato, che se hai capito già quali sono le prerogative non lo lascerai mai. Forse le dobbiamo fare una frase. La Francesca è molto sensibile, poi non ha mai fatto trapelare niente, qualsiasi cosa, lei è sempre così tranquilla. Sì, poi scoprendo e ho sentito che spesso va a limitarsi, che aiuta le sue prozie. Ogni tanto ci porta delle stoffe, ci fa vedere i ricami, e poi io penso che magari forse i suoi compagni possono testimoniare qualcosa. Io chiederei a loro, ma Francesca, forza, chi vuole dire qualcosa circa Francesca? Chi la conosce? Quando eravamo piccoli, mia madre andava a scuola. Tu puoi dire quando eravamo piccoli. Vai, vai. Incoraggiante. Spesso mamma andava alla libreria a parlare con Gabriella. Io e Francesca creavamo giochi, mi faceva vedere delle sue cose. Non c'è un giorno che Francesca non mi faccia ridere. Ho voluto riportare questo progetto perché sono la referente del progetto, grazie al dirigente che mi ha dato l'opportunità di farlo, perché l'istituto, o meglio il secondo circolo Marconi di Cerignola, nel 2012 ha vinto il premio Bontà, quello nazionale, quello istituito dal Presidente della Repubblica, e io ero l'insegnante facente parte di quella classe che vinse il premio, ed è fu una bella esperienza. E tra me e me pensai, perché lo si deve fare solo a livello nazionale e non a livello locale? E prospettai questa mia, diciamo, iniziativa al dirigente scolastico, la dottoressa Anna Di Micco, la quale accolse subito la mia proposta, e pensai di riportarlo qui nella scuola, appunto, secondo circolo. Poi abbiamo portato anche a conoscenza il comune di Cerignola, il sindaco, l'assessore alla pubblica istruzione, le quali hanno accettato il nostro, la nostra proposta, il nostro progetto. La bontà di madre Teresa di Calcutta: non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più contento. Alza la voce. Sì, l'espressione della bontà di Dio. Voltare sul tuo volto e nei tuoi occhi, voltare il tuo sorriso e nel tuo saluto. Ai bambini, ai poveri, a tutti coloro che soffrono nella carne e nello spirito, offri sempre un sorriso gioioso. Dai a loro